Oggi vi recensisco The Artful Escape, che ho completato a sorpresa ieri sera. Un gioco che mi ha sorpreso davvero e che mi sento di consigliarvi. Iniziamo con il comparto tecnico e artistico, c'è poco da dire. The Artful Escape è un gioco visionario, ispiratissimo dal punto di vista artistico. Il design dei personaggi, sia terrestri che alieni, delle ambientazioni, i giochi di luce e di colori soprattutto, sono spettacolari. Davvero, è uno spettacolo incredibile e a tratti anche emozionante. Lo stile grafico è abbastanza semplice, modelli e texture sono essenziali, ma il colpo d'occhio è fantastico. Il sonoro insieme all'ambientazione contribuisce a comunicarci un senso di serenità e leggerezza che ci accompagnerà durante tutta l'avventura. Ho riscontrato qualche incertezza nel frame rate in alcune parti, questo sì, ma niente di eccessivo e comunque per delle sezioni di gioco molto molto limitate. Storia e dialoghi. La storia è molto carina, intima ed epica allo stesso tempo. I dialoghi inglesi sono scritti bene, l'adattamento in italiano invece a volte lascia un po' a desiderare. Il voice acting invece mi è piaciuto parecchio, ma da notare che c'è solo in inglese. I personaggi non sono molto approfonditi, tranne che per il protagonista, ma lo scopo della storia è chiaro: far sì che Francis trovi la sua via nella musica come nella vita. Il resto non dovrebbe contare molto, e infatti è così. Il gameplay è quello di un'avventura narrativa per la maggior parte del gioco, ma c'è anche qualche minigioco sparso qua e là e delle sezioni spiccatamente platform, davvero poco impegnative in realtà e molto carine da giocare, perché sono spettacolari dal punto di vista visivo e sonoro. In un gioco narrativo come questo è importante che l'aspetto visivo e sonoro siano all'altezza, dobbiamo avere qualcosa da guardare e da ascoltare con piacere mentre scorrono i dialoghi, e in The Artful Escape questa cosa non manca assolutamente. Peccato per la durata, dura poco più di 3 ore e mezza, solo per questo mi sento di dare un 8 e mezzo e non 9, che era il voto che avrei voluto dare, ma comunque un bel gioco, consigliatissimo, lo trovate sul Game Pass oppure a 17 euro su Xbox e PC.